c'è una rabbia dentro di me. Io ringrazio molto per la lapide, mi ha fatto un piacere enorme. Ringrazio Pisa Pia che veramente ha capito il nostro dolore e le nostre cose. Però io vorrei giustizia e chiedo giustizia. Sono due compagni, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo. Vi daremo maggiori informazioni man mano che ci arrivano. Dalle indagini emerge chiaramente che è stato un agguato fascista. Non si è però arrivata una sentenza di condanna, ad una verità anche giudiziaria. Una sconfitta per lo Stato, una sconfitta per la giustizia, una sconfitta per la democrazia. Quando abbiamo saputo l'omicidio, diciamo, così ci siamo unite noi mamme e lì, da lì abbiamo incominciato a stare sempre insieme, abbiamo formato la cosa delle mamme antifasciste, è partito da lì. Fausto Iaio è il secondo nome del Leoncavallo. Quindi noi siamo cresciuti coltivando questa memoria, perché la memoria è sicuramente un'arma importantissima che bisogna sempre portare avanti. Ho un nipotino, lo porterò qui in questi giardini e sono sicuro che mi chiederà chi erano Fausto Iaio. E allora io gli racconterò la storia di due ragazzi come tanti che avevano dei sogni, degli amori e degli affetti e che sono stati uccisi. Ma rimarranno ragazzi per sempre. Qui abbiamo fatto il 18 marzo di straordinaria solitudine, qualche decina di militanti. Oggi vedere qua tutta questa gente credo che renda conto anche del tanto lavoro fatto, delle generazioni che sono invecchiate, accompagnate da questa storia. Io già, per me, sono innamorata del Leoncavallo. Sto già invecchiando, sono già vecchia, quindi però voglio resistere perché voglio vedere che ci sia una bella sistemazione anche noi ci troviamo adesso.